Si intitola Ripartenza ed è un volume realizzato dalla fotografa di Casalmaggiore Antonella Pizzamiglio che sarà presentato giovedì alle 18.15 presso Piazza Turati, dietro al comune di Casalmaggiore. Un'operazione durata 1 anno e 3 mesi, proprio come la pandemia, perché con il coronavirus si sposa questo volume, stampato presso Arti Grafiche Castello di Viadana, ben sintetizzato nel trailer di lancio realizzato da Emanuele Piseri, dalle parole di Giuseppe Boles. Un libro che è documento, storia, arte, voce di un territorio e dell'Italia intera. Cattura lo sconforto e la voglia di ricominciare di bottegai e artigiani. Perché non siamo creature ferme, ma in movimento. Esseri umani, tutti, in ripartenza. Proprio Boles, assieme a Gianpietro Lazzari, Giovanna Anversa e allo storico della fotografia Paolo Barbaro, ha curato la parte scritta del volume che nell'elaborazione grafica si è appoggiato ad Arte Studio e a Barbara Sereni, che proprio con Antonella Pizzamiglio lavora e collabora da una vita. Un progetto che in estrema sintesi presenta due scatti e un solo mestiere, mettendo a confronto appunto la stessa attività di bottega, in negozio o magari dietro le quinte, tutte della zona casalasca prima e durante la pandemia. Con la presenza della mascherina, che non è certo l'unica differenza. Appuntamento a giovedì dunque in Piazza Turati a Casalmaggiore, o meglio nel locale Pia Savecia, per svelare i volti dietro la mascherina e acquistare il libro, il cui ricavato andrà in beneficenza.